Sono assolutamente certo che tutti quanti conoscete Shrek, il film d'animazione DreamWorks che parla di una bellissima principessa che viene salvata da un orrendo orco. Forse però non sapete perché sia un capolavoro. Un film che ha cambiato la storia del cinema, un film che ha messo in ginocchio la Disney e l'ha costretta... Ok, ve lo racconto. Giuro, non sarà noioso. Era il 1991 e un vecchietto chiamato William Steig aveva scritto un libro per bambini chiamato Shrek. Steven Spielberg lo lesse e decise che valeva la pena di farne un film, ma non lo fece perché Spielberg stava già lavorando a Jurassic Park, ma l'idea di fare Shrek gli rimase in testa per anni. Quegli anni erano interessantissimi per il cinema, ma non per la Disney. Walt Disney, il creatore della Disney, era morto. E da quando era morto, la casa perdeva soldi a ogni film. Nonostante ciò, la Disney era ancora al centro del mondo dei cartoni, perché nessuna casa di produzione riusciva a fare più di due film decenti prima di fallire. Ma negli anni 80 tutti avevano una TV in casa. E chi c'era in TV? Beh, in TV c'erano gli anime, i cartoni animati giapponesi. E perché? Perché costavano poco, erano più facili e più veloci da animare. Il Giappone sapeva che se in Occidente tutti guardavano cartoni giapponesi, allora c'era un'enorme possibilità di guadagnare a palate. Il Giappone aveva un piano molto preciso. Fare cartoni senza labiale, con immagini fisse e inquadrature prese pari pari dai fumetti. Il manga così diventava uno storyboard a colori già pronto. E a un prezzo sempre più basso si vendevano migliaia di cartoni all'anno. I giapponesi avevano un vero e proprio piano, il World Masterpiece Theater, che permetteva ai bambini di conoscere la letteratura occidentale, mentre il resto del mondo comprava a basso prezzo cartoni che parlavano di Heidi, Lovely Sarah, Marco dagli Appennini e le Ande, i viaggi di Gulliver. I cartoni giapponesi attiravano perché esotici, alternativi. Dove la Disney proponeva volpi e cani da caccia, il Giappone proponeva robottoni e trasformazioni. Ma la Disney sapeva di avere un asso nella manica, la qualità. E così decise di creare il più grande film d'animazione di tutti i tempi, per mettere in chiaro al pubblico mondiale chi fosse la regina dell'animazione. Così si decise una data per lo scontro fra titani. 1988. Geoffrey Katzenberg era l'amministratore delegato della Disney. E poi c'è Steven Spielberg, il regista più rinomato dell'epoca. E poi c'è Zemeckis, il giovane regista famoso per Ritorno al Futuro. Decidono insieme di creare il più grande film d'animazione di tutti i tempi, ovvero Chi ha incastrato Roger Rabbit, il più costoso mai prodotto, tutti i grandi cartoni del passato, che collaborano per lo stesso film, tutti riuniti per sconfiggere il Giappone e salvare la Disney. Travestita da Touchstone, la Disney dovette bussare alle porte di tutte le grandi case di produzione per chiedere in prestito Bugs Bunny, Betty Boop, Braccio di Ferro, Tom e Jerry e altri cartoni. Il Giappone ovviamente si cacca sotto e si organizza per il suo film d'animazione più grande di tutti i tempi, Akira, che vede la collaborazione di tutti i grandi dell'animazione riuniti in un solo progetto. Un progetto che gridava alla Disney ciò che il Giappone pensava della bomba atomica. Tutti i grandi dell'animazione giapponese riuniti, tranne due. La Studio Ghibli non partecipò al progetto. La Studio Ghibli ne approfittò per pubblicare un paio di film di Miyazaki e di Takahata, Il mio vicino Totoro e Una tomba per le lucciole. E beh, ognuno di questi film l'ha cambiata l'animazione, ma chi ha vinto davvero questa lotta? Semplice. La Disney. E che c'entra Shrek? Ci arriviamo un attimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit, il film di Katzenberg, guadagnò sufficienza per salvare la Disney, che per anni visse di rendita di guadagni di questo film. E proprio Katzenberg decise di costringere l'intera produzione a lavorare a nuovi film basati sulle fiabe. La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin e infine Il Re Leone. Tutte opere di Geoffrey Katzenberg. Ma non lo troverete nei titoli di coda del Re Leone. Nonostante la sua importanza fondamentale, la Disney fece finta che non avesse collaborato. Lo trattò come uno straccio e lui, ovviamente, si licenziò.
La Disney aveva licenziato Don Bluth, Tim Burton e molti altri grandi dell'animazione, ma nessuno era mai stato una minaccia. Don Bluth aveva pubblicato qualche film che imitava la Disney, ma non era una minaccia per lei. Katzenberg, invece, aveva un piano. Un piano che avrebbe fatto vacillare la grande Disney, qualcosa che la Disney non avrebbe ignorato. DreamWorks, SKG, Spielberg, Katzenberg e Geffen. Un nuovo studio d'animazione. E Katzenberg era in cerca di una storia come Shrek. Una storia rivoluzionaria, piena di spunti e pronta a mandare in bancarotta la Disney. Prima di tutto, però, servivano soldi. E quindi, mentre lavoravano a Shrek, decisero di fare altri film che spaventassero un pochetto la Disney. Zio Walt, secondo alcuni, era antisemita e si rifiutava di lavorare a film di stampo ebraico. Perfetto! Katzenberg prese l'Esodo della Bibbia e decise di raccontare una storia degna del cinema d'animazione. Il principe d'Egitto. Sangue, morte, stragi, neonati dati in pasto ai coccodrilli. Stavolta era il momento di raccontare il mondo reale. Lo stile d'animazione era lo stesso della Disney, ma anche migliore. Certo, non bastava. Il film ebbe un successo assurdo, ma non poteva competere con la Pixar, la nuova casa di produzione che lavorava sotto la Disney. La Pixar era una piccola associazione che serviva a Steve Jobs per fare pubblicità alla Apple. I suoi computer erano così potenti da poter fare alcune scene di La Bella e la Bestia o di Aladdin in collaborazione con la Disney. Così la Pixar fece Toy Story, un successone. Dopo Toy Story aveva intenzione di fare un film sugli insetti, A Bug's Life. Ebbene, qualcuno rubò alla Pixar il progetto e, di nascosto, fece Zeta la formica. E lo fece uscire, che coincidenza, nello stesso periodo. Certo che gli fecero causa, ma nel frattempo il pubblico preferì Zeta la formica a Bug's Life, perché era più serio, era più adulto e, beh, c'era Woody Allen. La DreamWorks divenne una piccola casa di produzione, fastidiosa per la Disney, ma non certo una vera minaccia. Finché la Disney pubblicò Fantasia 2000, che non ebbe esattamente il successo sperato. Nello stesso anno, Dinosauri, che di nuovo non era il massimo per la Disney. Ecco, eccolo il momento giusto per attaccare. E così venne pubblicato Shrek. Lavorarono contemporaneamente al primo e al secondo. Basta, principesse bellissime, che fingono di essere emancipate ma poi vedono il matrimonio come un dovere. Basta, animaletti senza ideali che risolvono problemi. Qui, la Disney, si chiama Duloc e nasconde in un parco divertimenti il marcio di un piccoletto con la sindrome di Napoleone, che vede il mondo come un mercato che, guarda caso, aveva la stessa faccia del nuovo direttore esecutivo della Disney. La storia ha inizio e Shrek, con le fiabe, ci si pulisce il culo. Al giorno d'oggi mettere l'antagonista come protagonista è una moda, ma nel 2001 non si era mai visto, soprattutto in un film d'animazione. Le bambine avrebbero desiderato essere una principessa più grassa, curvi, come Fiona, cosa che la Disney non ha ancora fatto nel 2020. E avrebbero avuto un esempio di eroe grasso, pelato, sporco e pieno di difetti. Nel nostro mondo, spesso, l'uomo ha il permesso di essere brutto e antipatico quanto vuole. La donna è sottomessa e deve nascondere le sue imperfezioni. Di giorno in un modo, di notte in un altro. Deve essere bella per essere accettata. Se è brutta, deve stare rinchiusa in una torre e sperare che qualcuno la ami per quello che è. La principessa che rutta, uccide per mangiare, conosce il kung fu, poteva essere un'ottima parodia e fermarsi qui. La Disney l'avrebbe ignorata e il pubblico avrebbe riso. E invece, Katzenberg decise di creare una storia che fosse una vera fiaba moderna. Il pubblico si affeziona a Shrek, che con tutti i suoi difetti è solo adorabile, ha difetti veri, è davvero testardo, è davvero superficiale, ma è fedele a se stesso. Tutti noi siamo un puzzolente, orrido, orco, dopo tutto. Ma Shrek è vittima di pregiudizi. Per quanto abbia un carattere difficile, nessuno arriva a scoprirlo. Tutti guardano l'orrendo orco che è e non vedono altro. Il principe fa di tutto per essere ciò che non è, per esempio, alto. E finge di non avere difetti, quando in realtà sono evidenti. La Disney, che aveva appena vacillato dopo il flop di Fantasia 2000 e Dinosauri, resta in disparte. Vedete,
Spesso il successo del film è legato alla sua campagna pubblicitaria. C'è un motivo se tutti hanno visto Your Name, ma nessuno sapeva che Makoto Shinkai faceva film da 20 anni. E c'è un motivo se tutti sanno di Fast and Furious 9, ma nessuno sa che c'è la Storia Infinita 3. O che Narnia è un remake. Se nessuno riusciva a battere la Disney, era perché ogni anno tutti parlavano del nuovo classico Disney. Ma visto che la Disney era sempre più in difficoltà, ora era possibile sentire parlare di altri film. Shrek, invece, era un film pubblicizzato più di quelli della Disney. E per la primissima volta, il pubblico preferiva notevolmente un film DreamWorks a uno Disney. Shrek aprì uno spiraglio nel mondo del cinema d'animazione. Se la Disney non aveva il monopolio, restava lo spazio di emergere per film come L'Era Glaciale, La Città Incantata e Appuntamento a Belleville. Venne inventato un nuovo Oscar mai esistito prima e venne dato a Shrek. La CGI, ovvero l'animazione a computer, era una tecnica nuova e dal 1996 al 2001 si lavorò solo a Shrek. All'inizio si pensava di farne un live action, ma sarebbe stato meglio renderlo più simile a un film Disney. Fu il primo film fatto a computer ad avere quasi solo personaggi umani e, stranamente, fu più realistico di ogni film animato a mano. E così ecco che ogni rutto dei personaggi è un rutto reale degli attori. È un tocco di classe. Al film non mancano intoppi, problemi. Al film doveva partecipare Robin Williams all'inizio, Nicolas Cage, Bill Murray, Chris Farley. Quando Chris Farley ci lavorò, era previsto che Shrek fosse un orco adolescente che voleva diventare cavaliere. Fu Mike Myers a cambiare il personaggio, e dopo aver iniziato ad animare il film, fece perdere 4 milioni alla DreamWorks per dargli semplicemente un accento più scozzese. Creare un protagonista grasso e pelato non è un semplice fare provocazioni alla Disney, e non è nemmeno un semplice proporre uno standard di bellezza più reale. Una scelta del genere rende cliché tutte le scelte fatte prima. Nessuno aveva mai visto la Disney come negativa, soprattutto nei suoi messaggi e nelle sue morali. Oggi va di moda criticare la Disney, le sue storie idealizzate, semplici, ma tutto questo è partito da questo film. Shrek cambiò tutto e per sempre. La Disney vacillò, dovette impegnarsi nel migliorare in cerca di un nuovo modo di raccontare fiabe che fosse adatto all'asticella troppo alta di Shrek. Provarono a prendersi gioco di se stessi con film come D'Incanto, dove una principessa si scontra con la pura e dura realtà e si disillude. Ma non era altro che ribadire e imitare Shrek. Questo film non poteva essere ignorato. I grassi, i pelati, gli stranieri, i misantropi si sentivano tutti rappresentati in un film su una minoranza che vince, sulla vera accettazione di qualcuno che davvero era difficile da accettare. Shrek non si oppone solo alla morale del lieto fine, Shrek si oppone alla Disney, si oppone alla cieca fede dogmatica del perbenismo distopico di una società che non lo rappresenta e che si autoproclama migliore di un orco. E Ciuchino? Lui è sempre se stesso. Non c'è scena in cui si preoccupi dell'opinione degli altri. Al contrario di Fiona e Shrek, non si lascia mai influenzare dall'opinione o dal giudizio di qualcun altro. Finisce per essere irritante e divertente proprio grazie alla sua innocenza e la sua sincerità esagerata. Ogni volta in cui canta, dice la verità. Ma avete fatto caso al fatto che quando le canzoni non sono diegetiche non dicono la verità? Quando un personaggio canta all'interno del film, racconta ciò che davvero succede. Ma quando la canzone fa da sottofondo, mente. Così come mentono le canzoni dei film Disney. All Stars, Shrek che dice di essere una star mentre lo vengono a prendere per ucciderlo? Sono fiero di avere una brutta reputazione, ma Shrek vorrebbe solo essere amato. I'm on my way, nessuno dei due vuole fare questo viaggio. E mentre la Disney si prendeva un infarto e mille case di produzione emergevano rendendola solo una delle tante, ecco il colpo di grazia. Shrek 2! Il sequel che prende il film da cui è tratto, lo appallottola e lo getta nel cestino. Shrek 2 è più provocatorio, più simbolico, più libero e più innovativo. Forse quando l'avete visto eravate piccoli, non sapevate che Holding Out for a Hero, la canzone della Fata Mandrina, ai tempi fosse il più importante inno gay.
Nessuno poteva parlare di gay in un film per tutti, ma poteva usare una canzone innocente, no? La Disney non aveva mai osato tanto. Il re e la regina di molto molto lontano vivono nel castello della Disney, a Hollywood, e le principesse sono star. Lo standard è alto, se non sei bella, fine, buona, educata, intelligente, non vali nulla. La Sirenetta era il film di Katzenberg dato in pasto agli squali, quello che, secondo lui, la Disney aveva ucciso. Se prima Shrek iniziava il film uscendo da una latrina col simbolo della DreamWorks sopra, ora la Disney è come Starbucks o Burger King. Quando Katzenberg lavorava alla Disney, sapeva che alcune fiabe erano in produzione, pronte per diventare dei film. Ma se lui le avesse messe in Shrek, la Disney si sarebbe dovuta impegnare per non rischiare di essere accusata di plagio. Così nel film furono inserite Rapunzel, la principessa al ranocchio, il gatto con gli stivali, Cappuccetto Rosso e molte altre idee che la Disney aveva in cantiere. Ringraziate Shrek, se Tiana è di colore a inizio Novecento, se Rapunzel ha poteri magici, se in Frozen non c'è nessun principe salvatore. Shrek ha rotto il cliché. Nel primo film il massimo messaggio nascosto era Mamma Orsa nella camera di Lord Farquaad, ma stavolta ogni battuta è studiata per osare di più, per spingersi oltre. Shrek e Fiona hanno l'opportunità di essere belli e accettati, ma Fiona sceglie liberamente di essere un'orchessa. Nel primo film si poteva pensare che Fiona si fosse rassegnata a essere un'orchessa e che non l'avesse davvero accettato, e sceglie di discostarsi dal mondo dei normali, dal mondo dei belli. Se ve lo state chiedendo, la DreamWorks ha già rivelato che la draghessa, quando Ciuchino beve la pozione, diventa un cavallo alato. Fiona ha dei dubbi sul matrimonio, non si vive felice e contenti, anche se non c'è nessun nemico in agguato. Piange, ed ecco che arriva la fata madrina, colei che ha provocato la maledizione di Fiona. E poi la canzone parodia della Bella e la Bestia, e i topini sfruttati per fare il vestito di Cenerella. Ma siamo seri, i primi due Shrek sono la definizione di film straordinario. Comici come non mai, parodistici, satirici, ma in grado di essere seri e sinceri. Guardate come il Re Ranocchio è stato costretto ad essere umano per essere amato. Shrek ha cambiato una generazione, creando una storia più emozionante di quanto la Disney sia più riuscita a fare. Se uno schema viene infranto, non può più essere recuperato. Il protagonista alla Mary Sue viene definitivamente cancellato da questo orco verde, creando una crisi per la Disney che per 10 anni aveva usato uno schema che Katzenberg stesso aveva creato. Uno schema così potente da garantire successo a qualsiasi film, e che ora non è più segreto, perché Katzenberg ha distrutto la sua creazione, perché la Disney non potesse più usarla, mai più. Lo schema di Shrek è stato riproposto in Joker, Maleficent, Come d'Incanto, Venom, Uomini che odiano le donne, Guardiani della Galassia, Rapunzel, La Principessa Ranocchio, Frozen, Ralph spacca internet, La Casa di Carta, Deadpool, Breaking Bad, Suicide Squad, Logan, moltissimi altri. Katzenberg pensava che chi ha incastrato Roger Rabbit sarebbe stato il film più grandioso della storia del cinema d'animazione. Ma forse ci ha preso in pieno con Shrek. Così si decise di fare 5 film sull'Orco Verde. Purtroppo, però, Shrek 2 fu l'ultimo film di Katzenberg. William Steig, lo scrittore originale, morì prima dell'uscita del film e il regista Andrew Adamson si rifiutò di fare Shrek 3. Per dedicarsi ai primi due film di Narnia, sì, ha fatto quelli. Shrek 3 era previsto per essere un film completamente diverso da quello che è oggi. Era un film sulla storia di Ciuchino e della sua padrona, che venne però modificato. Il terzo film di Shrek rimase parodistico, ma indebolito dai vari film sulla stessa onda, proprio come era successo alla Disney, perì sotto il suo stesso schema, con un film campione di incassi, ma poco apprezzato. Shrek 3 si mantiene divertente, ma non osa, finendo per essere un buon film, ma non un film straordinario. Per il quarto film, Katzenberg progettò una storia che parlasse dell'infanzia di Shrek e cercò di riproporre la storia di Ciuchino, ma il film cambiò rotta. E poi la DreamWorks fallì. La DreamWorks che conoscete oggi non è più la stessa. Venne venduta un pezzo alla volta alla Universal. Ora tutti i cartoni animati DreamWorks appartengono a un canale televisivo. Questa casa non avrà più lo splendore di un tempo e, beh,
Attualmente è in produzione Shrek 5, che rivedrà lo zampino di Katzenberg, ma anche del creatore di Cattivissimo Me, film che, guarda caso, usa lo stesso schema di Shrek. La DreamWorks sarà morta, ma di certo ha compiuto il suo scopo. La Disney ha vacillato e ha aperto un portone, che oggi significa Laika, Cartoon Network, Studio Ghibli e molte case di produzione pronte a dare speranza. Shrek ha cambiato il mondo. Shrek ci ha detto che essere un grasso orco puzzolente, pieno di difetti, ci rende solo umani. Principesse, siate forti come Fiona, siate voi stesse, siate brutte, siamo brutti, ne abbiamo il diritto, io ho il diritto di essere brutto. La Disney non è cattiva, ha sempre proposto un mondo migliore. Lei c'era nella Grande Depressione, c'era nella Seconda Guerra Mondiale, c'era nella Guerra Fredda, e c'è oggi, e ci dona sogni, magia. Ma Shrek ci ha donato un po' di fascino del reale. Shrek è amore. Shrek è vita.